Benvenuti a Imprese Quotidiane. Per la puntata di oggi ci troviamo a Salce, Belluno e precisamente alla macelleria Pinali, attività associata a Ascom in compagnia di Diego. Ciao. Ciao. Mi racconti quando è nata questa attività? L'attività è nata nel 97. Prima ci trovavamo in via Vittorio Veneto all'interno dell'ex supermercato Pignato, dopo diventato The Spar, e ci siamo trasferiti da una settimana. Ho capito. E com'è stato il passaggio? Un po' difficoltoso, ti dirò. Abbiamo avuto un po' di problemi burocratici, comunque adesso siamo contenti, ci troviamo bene. E la clientela che avevate prima vi ha seguito? Guarda, per fortuna sì. Sono contento di questa cosa, vedo che i miei clienti vecchi stanno tornando tutti quanti e, cioè, bene, sono contento. Che cos'è che puntate maggiormente all'interno della macelleria? Puntiamo sulla qualità innanzitutto delle nostre carni e soprattutto sui nostri pronti cuoci, facciamo tutti quanti noi, e soprattutto senza conservanti, e tutto il resto della carne è solo qualità. Certo, che cos'è che ti piace di più del tuo lavoro? Il rapporto con la gente. Sì. Sì. Mi trovo bene a parlare con la persona, a spiegare, a relazionarmi con loro. Come si fa oggi proprio nella pratica a fare qualità, a produrre qualità? Innanzitutto prendendo materie prime, proprio scelte di prima qualità. Dopodiché saperle lavorare bene e soprattutto con gran passione. Grazie mille Diego. Grazie mille a te. Buon lavoro. Grazie. Per la puntata di oggi è tutto, noi ci vediamo domani con le Imprese Quotidiane. Per fortuna c'è l'Ascom.